giocatori, eccoci di nuovo con un nuovo unboxing. Sono il TK di Hydra Games, Tana di Goblin Perugia. Era da un po' che non mi cimentavo in un unboxing. Compro troppi pochi giochi o arrivo sempre tardi. Qualcuno magari l'ha preso prima di me. Comunque, oggi andiamo con l'unboxing di Dune Imperium, edito da Asmodee, gioco della Direwolf. E gioco da 1 a 4 giocatori che neanche ve lo sto a spiegare qual è la tematica. Chi mi conosce sa che amo Dune, ho particolarmente amato l'ultimo film, anzi no particolarmente, adorato alla follia. Però ecco, andiamo. Adesso andiamo con l'unboxing. Allora, qui abbiamo le nostre istruzioni. Ma in realtà non è neanche troppo lunga. Certo, conoscendo, se ho capito un po' la cosa, allora il gioco unisce sia meccaniche di deck building che meccaniche c'è anche la modalità in solitario, bellissimo. Questi sono i bellissimi regali della mia ragazza. Se ho capito bene, il gioco dovrebbe avere sia meccaniche da deck building, sia meccaniche di piazzamento lavoratori. Allora, qui abbiamo del materiale da defustellare. Il nostro tabellone, che vediamo se riusciamo ad aprirlo tutto e renderlo visibile. Ah, ok, non è. Facciamo così. Allora, qui abbiamo, immagino, segnalini giocatore, anche perché ovviamente immagino, no, questi penso che siano le materie, anche perché, cioè, giustamente, eccolo, il gioco lo dovrebbe vincere chi controlla più spezia. Immagino queste siano risorse di acqua. Credo, poi dopo andrò a leggere le istruzioni e andrà a finire che non ci ho capito assolutamente nulla. Queste immagino siano altre. Sì, queste sono chiaramente risorse. Penso sia la spezia a questo punto. Mi viene proprio logico dire che questa sarà o almeno qualcosa, cioè comunque delle risorse che serviranno. Adesso, quindi, qui che abbiamo? Qui abbiamo i vari personaggi, anche perché immagino che nel momento in cui, cioè, noi ci scegliamo uno dei casati da dover impersonare, e quindi, cioè, nel senso, non penso che nella stessa partita mi ritrovo contro Leto Atreides e Paul Atreides, penso, poi dopo ancora da leggere le istruzioni. Qui abbiamo altre risorse. Altre risorse. E qui. Intanto stavamo scartando le cartine. Comunque, come stavo dicendo, è un gioco che penso che richieda più o meno di essere almeno appassionati di Dune. Perché? Perché sostanzialmente, cioè, dopo devi stare, che fai? Te metti a spiegare la storia a chi non lo conosce. C'è un po' da fargli capire almeno di che ambientazione parliamo. Quindi immagino che quasi sicuramente questo gioco, se devo intavolarlo, quasi certamente finirò sempre al tavolo con persone che conoscono l'ambientazione, conoscono i personaggi.
incrociando le dita hanno letto i libri o anche hanno visto il film di Lynch, che non è tra i miei preferiti di Lynch, sono sincero. Che è il regista che è stato sempre oltre, veramente, però lì forse non ha raggiunto il suo massimo. Qui abbiamo tante carte, ma proprio un sacco. Allora, carte queste avranno sicuramente bisogno ci sarà da imbusta parecchio, però mi fa piacere vedere che, ecco, illustrazioni per le carte, che gioia. Mica come Terraforming Mars. Scusate la frecciatina, adoro quel gioco, ma ho sempre trovato pessime le scelte grafiche fatte. Ok, carte, eccole qua. Adesso andiamo, ancora abbiamo. Immagino questi, ok, segnalini su segnalini su segnalini e tanti cubetti. Adesso vi annuncio anche una cosa, prima di fare questo unboxing, stavo sul sito dello studio che l'ha realizzato e c'è un'espansione di Dune Imperium che praticamente sono le miniature che vanno a sostituire, immagino che sostituiranno cubetti e meeple. Per la mia gioia, quindi sarà il prossimo acquisto. Abbiamo ulteriori segnalini. Altri segnalini, questi immagino vadano sulla plancia. C'è tanto legno, eh. Cioè, c'è del legno. Ok, e ci siamo. Unboxing concluso. E adesso niente, aspettiamo di provarlo il prima possibile. Aspettate che rimetto la custodia. E quindi ecco, siamo arrivati in conclusione. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo col prossimo unboxing. Ciao!